Your Feet. Pregunta, stile da vivere. Ci troviamo al centro storico di Siderno. Dai nostri pascoli la mozzarella ha un solo nome, il mar. Dal latte fresco appena munto, direttamente sulla tua tavola. Il mar è non solo mozzarella, formaggi di ogni tipo. Il mar è genuinità a portata di bocca. Tutta la bontà del latte fresco nei prodotti il mar. Caseificio il mar, Contrada Vasì, Caulonia. Fresco in tutte le stagioni. Vuoi accontentare ogni desiderio per il tuo palato? Stella Marina è il ristorante pizzeria adatto a te. Rimarrai stupito dalle prelibatezze dello chef Nicola, preparate con ingredienti sani e genuini. Il menù, eccezionale in tutte le sue proposte, offre primi e secondi piatti appetitosi e raffinati dal sapore formidabile ed è in grado di deliziare e stupire ad ogni assaggio il tuo palato. La nostra pizza, cotta nel forno a legna e dalla farcitura ricca e saporita, soddisferà pienamente ogni tuo sfizio. Cosa aspetti? Vieni a conoscere i sapori e le emozioni della Stella Marina, ristorante pizzeria a Marina di Gioiosa Ionica, lungomare lato nord. Al centro di Siderno trovi Parisi Fashion, il nuovo modo di vestire alla moda e indossare capi delle migliori marche. Alviero Martini, Hermonton Lane, Siviglia, Heritage, Mastai Ferretti, The Seagull, Lucky Luke, Canadiens, US Polo, Braccialini, Crizia, Diana Gallesi e molti altri ancora. Per uno shopping glamour che fonde il design con le ultime tendenze, Parisi Fashion, condominio La Galleria, primo piano, sopra BNN. Studio dentistico Dental M di Giovanni Marrapodi. Uno studio d'avanguardia dove vengono eseguite tecniche di implantologia computerizzata assistita con risultati di eccellenza. Protesi fisse e mobili, impianti dentali, implantologia a carico immediato. Perché andare lontano? Qui soddisfiamo ogni tua esigenza con un'equipe medica proveniente direttamente da Messina. Ortodonzia per adulti e bambini. Ortodonzia estetica, igiene orale, odontodiatria conservativa, otturazioni estetiche e intarsi, ed inoltre radiologia panoramica in sede. Questo e tanti altri servizi da Studio Dentistico Dental M, Bosco Sant'Ippolito, Bovalino, strada per Belloro. Studio Dentistico Dental M, per tornare a sorridere. Nello studio di architettura e materia trova lo spazio lo showroom Cars, produttore di parquet prefinito. Cars, nelle sue sette essenze lignee, frassino, faggio, rovere, acero canadese, ciliegio, noce e jarrah, ha creato quattro collezioni. Collezione Supreme, collezione Original, collezione Spirit, collezione Linea. Affrettati, Arredo Alvaro effettua sconti dal 50 al 70% su tutta la merce in esposizione per il nuovo showroom. Arredi Alvaro lo trovi nella zona industriale di Siderno. Siamo aperti anche tutta la domenica. We'll be right back.
L'appuntamento del weekend con la rassegna stampa di Telemia, ben ritrovati a tutti. Oggi è sabato 24 giugno, la nostra edicola digitale con tutte le prime pagine. Tra pochissimo poi analizzeremo e approfondiremo tutto l'interno con le pagine regionali Calabria, ma soprattutto i temi locali con Piana e Locride. Andiamo con ordine, apertura dedicata a Gazzetta del Sud questa mattina, questo è il titolo per quanto riguarda la prima pagina. Valle Crati, tutti contro Cosenza, vedete Mario Chiuto ha disertato la riunione con gli altri 38 prima cittadini dell'area del consorzio. Nessuno vuole accollarsi il debito raddoppiato dai ritardi di Palazzo dei Bruzzi. Avevo 84 anni, coscienza della sinistra, si è spento Stefano Rodotà, una vita in difesa dei diritti. E ancora taglio alto, titolo sottotestata rende, Rausa resta in piedi, la crisi nella maggioranza, il sindaco Manna perdona l'esponente Gentiliano. E poi Longobucco, amministrative sotto la lente della procura. Comunque questa è l'edizione di Cosenza, tra poco avremo l'edizione aggiornata di Reggio. Per il momento dunque lasciamo Gazzetta del Sud nell'attesa di avere l'edizione di Reggio che stiamo per aprire in tempo reale. Abbiamo dato un'occhiata anche alla prima pagina dell'edizione di Cosenza, invece vedete già in tempo reale in diretta abbiamo l'edizione subito di Reggio Calabria. Aeroporto, si parla ancora l'aeroporto di Reggio, a casa i 59 dipendenti, il futuro dei lavoratori dello scalo legato alle scelte della SACAL, nuovo gestore. I curatori fallimentari della Sogas hanno notificato i licenziamenti per cessata attività della società. Il titolo sottotestata, vedete Siderno, anche sms erotici alla figlia da parte di un 39enne ai domiciliari per stalking all'ex compagni. I carabinieri hanno condotto la delicatissima indagine. Reggio, morte sospetta, quattro medici davanti al GUP. In questa foto appare l'ospedale riuniti di Reggio Calabria. Direttamente a spalla con gli occhiali di Reggio e provincia, subito la giudiziaria in primo piano, condannato l'ex consigliere regionale Poccio, analizzeremo questa notizia a pagina 24, poi Palmi, Ranuccio o Trentinella, ecco come cambia l'aula, domani ballottaggio a Palmi, c'è grande attesa per conoscere chi sarà il nuovo sindaco della città pianigiana. Montebello ammazzò il cognato ergastolo ad Alampi, vedete condannato Giuseppe Alampi. Continuiamo, due fotonotizie di centropagina, la prima la scomparsa di Stefano Rodotà, si è spento dunque Rodotà, una vita in difesa dei diritti. E ancora Reggio, blitz della Polizia Municipale, mercato di Piazza del Popolo, ripulito da tutti gli abusivi. Vedete qui in questa foto l'aria di Piazza del Popolo, anche parecchie contravvenzioni. E invece qui, ecco, vedete, giurista, parlamentare, garante per la privacy dal 1997 al 2005. Era così, dunque viene riportato così Stefano Rodotà in questa foto. Non ci sono altre notizie per quanto riguarda la prima pagina di Gazzetta del Sud. Direttamente sul quotidiano per quanto riguarda l'apertura tutta dedicata alla scomparsa di Stefano Rodotà, una vita per i diritti, scrive anche il quotidiano, si è spento a 84 anni, oggi e domani camera ardente, dunque per quanto riguarda Stefano Rodotà, figlio di Calabria, professore, giurista, politico e paladino di tante battaglie. Unanime in queste ore il cordoglio del mondo politico nazionale e regionale. Aeroporti, nuova gestione della SACAL, pieno mandato a De Felice, a Sogas, arrivano i licenziamenti invece. Il consiglio di amministrazione è stato convocato per martedì prossimo, vedete qui l'aeroporto di Reggio in questa foto. Lamezia, bandiere blu, i comuni pagano, il vicepresidente di Legambiente, valutazione immaginaria dice. Poi clan e business, ce ne siamo occupati anche ieri, Don Scordio pronto a fare la prova del DNA, Sacco non è mio figlio, vedete qui in questa foto. Don Edoardo Scordo. E poi i temi della sanità che anche oggi domino in apertura, lotteria, assunzioni e commissari, cresce la polemica, Guccione afferma debiti aumentati all'ASP di Cosenza. Andiamo direttamente al taglio basso, ci spostiamo a Gioia Tauro, polo logistico messo in primo piano, primo appuntamento a Catanzaro con il partenariato economico, l'importanza degli investimenti per il porto secondo il presidente della regione Calabria Oliveri. E poi a Longobucco
buco, la procura sequestra le schede elettorali, Oppido, Valle del Marro, nuova intimidazione, questo fatto di cronaca che tra poco analizzeremo e approfondiremo a pagina 12, Briatico, pullman a fuoco, tanta paura per i turisti, e ancora 'Ndrangheta, Six Tuons, gli indagati sono 50, questo per quanto riguarda la giudiziaria, era l'ultima notizia per quanto riguardava il quotidiano del Sud. Andiamo subito a dare un'occhiata all'interno per quanto riguarda Gazzetta, ma prima passiamo per il nostro portale, prima di analizzare i temi più importanti delle pagine calabre. Vedete anche il nostro sito www.telemia.it riporta la notizia della morte del giurista Stefano Rodotà. E ancora in bacheca, Locri, è stato convocato il Consiglio Comunale per mercoledì 28 giugno. Poi ancora le dichiarazioni dell'onorevole Nicolò sulla sanità, e non è la prima volta che Nicolò si sofferma sui temi della sanità calabrese, e poi Attilio Tucci sulla nomina a assessore per il bilancio con una situazione ereditata veramente deficitaria. Questo l'intervento di Attilio Tucci nel nostro portale. Non ci sono altre notizie importanti, almeno per il momento, sul nostro sito, per cui lasciamo anche il nostro portale, che voi potete chiaramente visualizzare per essere sempre aggiornati in tempo reale insieme alle nostre pagine Facebook. Ritorniamo invece sui quotidiani calabresi, Gazzetta del Sud, l'edizione di Reggio, all'interno, subito sfogliando le pagine all'interno per arrivare come al solito alle pagine calabre per fare il punto di quelle che sono le notizie del giorno inserite dunque nella nostra edicola digitale. Vediamo subito che tipo di apertura riserva Gazzetta del Sud per le pagine Calabria. Eccola, fare squadra a difesa dei minori. Ieri a Reggio Calabria l'annuale relazione del difensore dell'infanzia della Calabria, Antonio Marziale. Firmata l'intesa per formare tutori volontari dei piccoli migranti non accompagnati. E ancora, verso il testo unico, nel solo 2016 sono stati 3.000 i minori soli sbarcati sulle coste calabresi. E ancora, aeroporto, sempre i temi che riguardano i trasporti in Calabria, i soci danno pieni poteri ad Arturo De Felice. L'assemblea si è riunita alla Lamezia Terme, presenti i rappresentanti del 96% del capitale sociale. L'appello del sindaco di Lamezia Terme: bisogna rasserenare i toni per lavorare tutti per il bene dello scalo. Vedete in questa foto Arturo De Felice, è presidente della società aeroportuale. Giriamo pagina, cambiamo decisamente argomento, 'Ndrangheta nella presila, l'inchiesta chiusa per 50 indagati. Lo dicevamo prima, l'indagine dunque a Crotone sulla cosca Marrazzo Oliverio. Secondo la DDA, il clan dettava legge da San Giovanni in Fiore a Belvedere Spinello. E ancora l'inchiesta Johnny davanti al Tribunale della Libertà, carcere confermato per altri 3. Minacce invece all'Ecchis e sms osceni alla figlia, la notizia che abbiamo anticipato in prima pagina. Un 39enne di Siderno posto agli arresti domiciliari dai carabinieri, vedete, con l'accusa di atti persecutori nei confronti dell'ex compagni carabinieri della compagnia di Locri, hanno arrestato e posto ai domiciliari a Siderno un uomo di 39 anni del posto. L'arresto del 39enne sidernese è scattato a seguito di un provvedimento restrittivo emesso dal GIP del Tribunale di Locri. Stando a quanto avrebbero accertato gli investigatori dei carabinieri, l'uomo nel periodo compreso tra marzo 2006 e maggio del 2007 avrebbe, per dissidi dovuti alla fine della relazione sentimentale, molestato più volte l'ex convivente, una donna di 34 anni sempre di Siderno. E poi la notizia che riguarda ancora la giudiziaria, truffa elettorale, è stato condannato l'ex consigliere regionale Antonio Rappoccio. Il Tribunale di Reggio Calabria, collegio presieduto dalla dottoressa Natina Pratticò, ha condannato l'ex consigliere regionale Antonio Rappoccio alla pena di 4 anni e mezzo di carcere per i reati di associazione a delinquere e truffa elettorale, assolto invece per il reato di peculato. Il Tribunale applica la pena di 4 anni e mezzo per l'ex consigliere regionale del Partito Democratico. Eccolo in questa foto Antonio Rappoccio, che è stato dunque condannato, come viene riportato da Gazzetta. Andiamo avanti, pagina 25, gli altri fatti della giornata. Morì dopo il parto in 4 dalle GUP. La procura ha chiesto il rinvio a giudizio del primario e 3 medici di ginecologia degli ospedali riuniti di Reggio Calabria. Ipotizzato il reato di omicidio colposo dopo il decesso di una quarantenne.
avanzata richiesta di archiviazione per il direttore generale dell'ospedale Frank Benedetto sul caso Carpentieri. La vicenda dunque risale al 16 giugno scorso. Qui vedete il presunto caso di mala sanità, una veduta aerea degli ospedali riuniti dove si è verificato il decesso di una donna di Rosarno. Le altre notizie, lezioni di Longobucco nel mirino, voto di scambio, schede sequestrate. Clamoroso passaggio nell'inchiesta aperta dai PM di Castrovillari. Una donna ha inteso registrare l'incontro pieno di promesse col fratello d'un candidato. E ancora innovazione, ecco la sfida da vincere, un successo, la convention della Mecar a Reggio Calabria. A Catanzaro invece le società partecipate e il ruolo del notaio, il convegno presieduto da Guglielmo. Proseguiamo, andiamo avanti ancora, i temi che riporta Gazzetta, la cronaca di Reggio adesso in primo piano. Piazza del Popolo, blitz dei vigili, cinturata ieri mattina la storica area mercatale per sgomberarla dai venditori ambulanti abusivi. Da mesi era stato richiesto un intervento per il pieno ripristino della legalità, adesso si punta a proseguire i controlli, scattano sanzioni anche sul calopinace. Altre notizie, il TAR, alloggi popolari ancora non assegnati, comune bacchettato, l'ente si ridetermini, vedete qui contenzioso, è la sede del TAR in questa foto. E poi il centro Sant'Agata, c'è l'intesa, si ragiona sull'affidamento dei beni della Regina Calcio, il bando coprirà il periodo che si spinge oltre il dicembre 2020. La carta d'identità elettronica in realtà invece, ritirate ieri le prime tessere, soddisfatto il vice sindaco di Reggio Calabria, era l'ultima notizia per quanto riguardava la pagina di Reggio, e noi adesso andiamo avanti perché ci occupiamo degli altri temi, soprattutto la piana, perché domani è giornata di ballottaggio. Ranuccio e Trentinella all'esame dell'urna. Palmi dunque decide il nuovo sindaco, domani si vota dalle 7 alle 23 a Palmi, si vota per il secondo turno delle amministrative, ma sull'esito della consultazione pende la spada di Damocle del ricorso al TAR annunciato da Ippolito e Di Certo. Intanto i due sfidanti domani saranno dunque Giuseppe Ranuccio e Francesco Trentinella, uno dei due diventerà nuovo sindaco della città di Palmi. E ancora Galletta e Celi, gli unici sicuri dello scranno, la composizione del nuovo consiglio comunale a seconda dell'esito del ballottaggio. Intanto al primo turno l'ex consigliere comunale del PD ha riportato quasi 2000 voti di vantaggio. Continuiamo, due strade cittadine intitolata Don Sgambetterra e Don Molina, ieri la cerimonia a Cittanova, ricordi di due figure che hanno privilegiato il ruolo di educatori. Oppido Mamertina, Aspromonti a colori, in una biennale d'arte, vedete qui in questa foto Palazzo Grillo ospiterà la cerimonia di premiazione il prossimo 27 agosto. A Polistena, cannocchiale panoramico in piazzale Trinità, lo abbiamo detto anche ieri, vedete il sindaco della città Michele Tripodi col cannocchiale panoramico. E ancora simulato un incendio alla Tonnara, esercitazione nel porto a Palmi, l'intervento è stato coordinato dalla capitaneria di Gioia Tauro. I vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme in un'imbarcazione da diporto ormeggiata. Ancora temi che riguardano Gazzetta, sempre Tirrenica, tra poco le notizie della Ionica, sequestro in una sala scommesse, controlli a tappeto del commissario di Gioia Tauro, non aveva le autorizzazioni, un altro esercizio multato per 20.000 euro, commissariato di polizia di Gioia Tauro in questa foto, controlli in queste ultime ore a tappeto nelle sale scommesse della Piana. E ancora le priorità della triade a Rizziconi, strade e bilancio. Il comune di Rizziconi è commissariato, ricordiamo, ormai da 6 mesi. Il consuntivo 2016 è stato approvato all'insegna della riduzione delle spese. Il consiglio è stato sciolto 6 volte negli ultimi 15 anni, quasi un record, 2 delle quali per infiltrazioni mafiose. Sempre a Rizziconi, per la cronaca, arresti per resistenza e danneggiamento. In manette anche un 59enne della Ciambra per ricettazione. Vedete, gli arrestati sono Pasquale Iuracà, sconterà 10 mesi in carcere per resistenza. E qui Carmine Leandro agli arresti domiciliari per danneggiamento aggravato. Altre notizie sempre nella pagina dedicata alla Tirrenica, Gioia Tauro annullata la misura per Angela Nicoletta, siamo sempre alla giudiziaria, la Cassazione rinvia al Tribunale della Libertà che dovrà motivare le esigenze cautelari. La dirigente del comune di Gioia Tauro è coinvolta nell'inchiesta Cumbertazione.
Eccola in questa foto Angela Nicoletta, dirigente del comune di Gioia Tauro. E poi Rosarno, Erasmus, 5 studenti del Piria in Turchia. Hanno dunque anche ricevuto la certificazione di lingua inglese. Alcune notizie in breve, invece sempre dalla piana della Tirrenica, Scilla, balneazione vietata per i lavori della SNAM a Palmi, giovani e dipendenza dai social network. Questa sera un'importante iniziativa, quella che si svolgerà a Palmi allo studio di psicologia Arco Iris. E ancora Rosarno, oggi convegno invece di osteopatia, convegno medico, sino residuo pena arrestato Laurendi, era questa l'ultima notizia per quanto riguardava la piana. Adesso siamo già alla Ionica, iniziamo con la provincia Regina, ergastolo per Giuseppe Alampi, ancora giudiziari a dominare Montebello Ionico, la sentenza del GUP di Reggio applicata, l'aggravante dei futili motivi, uccise il cognato Antonino Salvatore per un invito a cena ingiurioso, non ha sortito gli effetti sperati dalla difesa la perizia psichiatrica svolta sull'imputato. Vedete qui condannato Giuseppe Alampi. Proseguiamo per quanto riguarda le altre notizie. La SD Virtus Saline Ioniche ha chiuso un anno di successi. La frequentatissima scuola calcio, protagonisti della festa, un centinaio di allievi dai 4 ai 15 anni di età. Condofuri invece un percorso artistico per la notte di Gallacianò. Per quanto riguarda Melito, chiudere ortopedia è un azzardo mortale, le problematiche che vive l'ospedale Tiberio Evoli, ecco l'ingresso. Monte dell'USB, un atto dice improvvido proprio all'inizio dell'estate, ci auguriamo che non avvenga naturalmente la chiusura dell'ortopedia. Melito Porto Salvo ancora, l'ascensore riparato, il merito è di Mariella, la protesta della giovane disabile ha sbloccato un'impasse vecchia ormai da anni. Cimitero dunque a Palizzi ripulito, ora non sporchiamolo più. Dopo tante proteste il comune ha provveduto, non sarà per fortuna vietato portare fiori freschi ai propri defunti. Andiamo avanti, adesso Locride, iniziamo con la presunta truffa all'INPS, rinviate a giudizio 57 indagate. Notizia importante questa, il titolare di un'azienda agricola della Locride e 56 persone considerate dall'accusa falsi braccianti. Accertati rapporti di lavoro inesistenti tra il 2011 e il 2013. La notizia è riportata da Rocco Muscari, in questa foto la sede regina dell'Istituto della Previdenza Sociale, ovvero l'INPS. Sono 57 dunque in tutto i presunti braccianti e un titolare di un'azienda agricola della Locri, degli imputati rinviati a giudizio dal GIP di Locri con l'accusa a vario titolo di truffa. Tentata truffa ai danni dell'INPS. Gli imputati dovranno comparire dinanzi al Tribunale di Locri, giudice monocratico, all'udienza del 6 novembre. L'accusa, sostenuta dal sostituto procuratore della Repubblica della Procura di Locri, Ezio Arcadi, contesta 56 imputati per i quali ha chiesto e ottenuto il rinvio a giudizio il reato di concorso in truffa per avere uno quale titolare di un'azienda agricola e gli altri quali asseriti braccianti compilato false denunce a mezzo dei prescritti modelli. L'istituto sarebbe stato indotto in errore e avrebbe versato contributi non dovuti. Questa è la notizia di apertura per quanto riguarda la Locride. Gerace questa sera è notte romantica tra le bellezze del borgo, uno dei borghi più belli, quello di Gerace, che questa sera si illumina con la notte romantica. E poi ancora ospedale, pure pediatria a Naspa, i medici fanno turni da 12 ore, una situazione potenzialmente pericolosa per i piccoli pazienti. In servizio effettivo ci sono solo 4 medici per 20 posti letto, situazione sempre più difficile quella che si vive all'ospedale di Locri, adesso pure pediatria, come del resto altri reparti, annaspano. Non resta che attendere il confronto di lunedì con il manager dell'ASPI, Pasqualino Brancati, per cercare in qualche modo di risolvere la situazione. E poi vertenza Gerico SRL, pagate 2 mensilità per quanto riguarda la mensa, si è concluso positivamente per i 12 dipendenti della Gerico SRL, la ditta che garantisce il servizio mensa all'ospedale di Locri, il tentativo di conciliazione che si è svolto ieri in prefettura a Reggio, dunque con il pagamento intanto di 2 mensilità. Sempre all'ospedale di Locri, chiusura della dialisi estiva, oggi sit-in di protesta, per cui continuano anche le proteste, organizzato dalle 10 alle 12 dal Movimento Politico Azione Identitaria Calabria.
E ancora Motta San Giovanni, il Calabria Buskers, questa sera in piazza a Platì, il sindaco all'Arterp, alloggi fatiscenti, dice il sindaco Rosario Seggi, la denuncia dunque da parte del primo cittadino. Chiesti interventi di manutenzione, ma non ci è stato dato riscontro, afferma il primo cittadino di Platì. Il degrado non risparmia gli spazi esterni, i bambini giocano in cortili pieni di pericolo. Dunque, degrado che si evince anche da queste foto che noi ingrandiamo a beneficio di tutti voi, alcune immagini diffuse proprio dall'amministrazione comunale, questo degrado che non risparmia soprattutto gli spazi esterni. Lasciamo la notizia di Platì, proseguiamo. XBP, anche il vescovo sconvolto, ma qui vicino ci abitano famiglie, e questo, vedete, il punto di domanda. Intanto vedete il sopralluogo, il comandante Pennestri illustra al sindaco di Siderno Pietro Fuda e soprattutto al vescovo della diocesi di Locri Gerace Oliva gli esiti dell'esame del sito da parte dei vigili del fuoco. E ancora il presule, non capisco, dice Monsignor Oliva, perché non si sia ancora provveduto a bonificare tutto. I vigili del fuoco, erba infestante troppo alta, c'è anche il pericolo di incendi. In civiltà, copertoni d'auto scaricati anche in strada. Andiamo avanti con le altre notizie. Per fine pena, processo Fortugno, Antonio De Sì è uscito dal carcere. Era estraneo all'omicidio, ha scontato 4 condanne con pene rideterminate. Ecco in questa foto Antonio De Sì, adesso libero. Dunque Antonio De Sì è tornato in libertà avendo scontato la sua pena. Il provvedimento di scarcerazione è stato emesso nei giorni scorsi dalla Procura Generale presso la Corte di Appello di Catanzaro, ufficio esecuzioni penali, che ha accolto l'istanza dell'avvocatessa Anna Marziano, difensore del 35enne di Locri, già coinvolto in diversi processi, fra i quali quello sull'omicidio Fortugno. Caulonia, attacchi a cavallo, la replica di Tucci, che ieri avete potuto leggere anche sul nostro portale e sulle nostre pagine Facebook, stupisce l'accanimento in chi ha amministrato anche al suo fianco. Vedete qui Attilio Tucci, neo assessore comunale al bilancio. Le polemiche della campagna elettorale continuano ancora a distanza di qualche settimana dal voto in quel di Caulonia. Poi Ogno Tirreno, sospesi i lavori notturni alla Galleria della Limina, ieri il nostro servizio all'interno del TG, notizia importante per il periodo estivo, sono stati sospesi questi lavori. E intanto bandiera blu degli approdi, festa grande oggi invece al porto di Roccella Ionica, un porto blu per Roccella e per la Calabria è il titolo della festa che oggi a partire dalle 17 e fino a tarda sera animerà il porto delle Grazie per la conquista della bandiera blu degli approdi. Non ci sono altre notizie, le previsioni meteo dicono che sarà ancora grande caldo oggi con le temperature, come vedete dalle previsioni noi ingrandiamo a beneficio di tutti voi con il termometro destinato a salire ulteriormente, ecco l'inquadratura, fino a 35 gradi. Stacchiamo con la prima testata calabrese che abbiamo analizzato e approfondito, ovvero Gazzetta del Sud. La nostra rassegna stampa, rigorosamente in diretta, prosegue con quelli che sono gli altri fatti del giorno e per quella che è la nostra prima pagina di informazioni che ogni mattina vi offre la nostra emittente con l'edicola e digitale. L'interno del Quotidiano del Sud, la morte di Stefano Rodotà a dominare all'interno, il lutto, vedete le pagine che dedica il quotidiano, addio a Rodotà, pensatore laico, si è spento a 84 anni il professore, giurista e politico, oggi la Camera Ardente alla Camera dei Deputati, figlio di Calabria, primo garante della privacy e paladino di numerose battaglie civili. Rodotà negli anni 90 a Montecitorio, in questa foto, tra gli autori della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. E poi qui la storia ad un passo dal Quirinale, lo proposero i grillini ma alla fine prevalse Giorgio Napolitano. E poi ancora l'approfondimento sulla morte di Stefano Rodotà, quello che è stato il giurista, la sua guerra sulla riforma oltraggio, il prof in prima linea per il no al referendum costituzionale. E poi il cordoglio del mondo politico, vedete ancora Gentiloni, una vita di battaglia, dice il ricordo anche di Minniti, Boldrini e Grasso.
le reazioni ancora. Il mondo calabrese ricorda il suo grande spirito critico. Il governatore della Calabria, Oliverio, pensiero illuminato, dice Mario Oliverio, quello sguardo al futuro per un'etica della tecnologia. E ancora arriveremo al punto che sarà Google a dirci chi siamo. Vedete Stefano Rodotà qui in uno scatto del 2000, in uno scatto del 2013. Proseguiamo, ancora notizie di primo piano all'interno del Quotidiano del Sud. Sono tante le notizie, tra poco ci fermeremo sulle pagine di Locride Piana. Clan Business è pronto alla prova del DNA. Colpo di scena davanti al tribunale del riesame. L'ex parroco di Isola Capo Rizzuto calunnie dai pentiti, dice. Il sacerdote arrestato è disponibile a sottoporsi all'esame. Sacco non è mio figlio. E poi avete il summit, gli incontri con i capi della Cosca Arena, i contatti tra l'ex governatore della Misericordia, i big della nuova tranche di arresti, riunioni monitorate dagli inquirenti dal 2005, qui ci sono tutte le intercettazioni telefoniche in questa conversazione. E ancora le accuse, il reggente fece la pace con i Nicoscia, gli storici affiliati che decisero la politica economica della consorteria. Nell'ultima ordinanza inclusi gli esponenti di vertice dell'organizzazione, vedete Giuseppe Arena, dal carcere mandavano ancora gli ordini. Continuiamo ancora con il Quotidiano del Sud, le pagine Calabria, andiamo subito a dare un'occhiata ancora ai temi regionali, la polemica, sanità, tutti d'accordo sul disastro, situazione veramente difficile per quanto riguarda la sanità in Calabria. Ancora una volta il governatore calabrese Oliverio aveva chiesto la sospensione del commissario ad acta, dunque Massimo Scura. Guccione incalza sugli effetti, all'ASP di Cosenza debito aumentato del 52%, Magno e Nicolò stuzzicano il PD sulla vicenda con commissario. E ancora Catanzaro verso il ballottaggio, dal capoluogo parte la sfida per il dopo Oliverio, vedete qui Tallini, Ferro, Abramo, Aiello ed Esposito, la sfida è tra Sergio Abramo, sindaco uscente, e Ciconte, consigliere regionale della Calabria del Partito Democratico. Domani si conoscerà chi sarà il nuovo sindaco della città di Catanzaro, se sarà ancora Sergio Abramo a proseguire oppure ci sarà la novità Ciconte. No alle discriminazioni sessuali, siamo alle altre news, la legge Cosenza, la proposta di giudice Andrea di DP. Lavoro in Calabria, la crisi morde di più i consulenti del lavoro, persi 67.000 posti di lavoro, veramente un record oserei dire. E ancora il processo, sistema rende le verità di Principe, vedete qui Sandro Principe è stato anche assessore regionale nella giunta Gazio Loiero, gli assunti delle cooperative B indicati dall'ufficio provinciale del lavoro. L'ex sindaco di Rende rivendica intanto la sua azione amministrativa lontana dalle cosche. Palmi, ballottaggio con l'incognita, e ancora agricoltura, siccità, risoluzione del Partito Democratico per chiedere lo stato d'emergenza. Confagricoltura sollecita anche la regione. E poi, come dicevamo già prima, è notizia che domina in tutte le testate di oggi, anche nelle pagine web, condannato a 4 anni e mezzo l'ex consigliere regionale Rappoccio, corruzione elettorale e truffa per Antonio Rappoccio che appare in questa foto. Andiamo avanti alla Lamezia Terme, adesso ci occupiamo di bandiere blu, vedete, i comuni pagano, Lega Ambiente sbarca a trame, 5 nuovi ecoreati nella legge, il vicepresidente Ominianni, valutazione immaginaria e non scientifica. E ancora i dati, Reggio Calabria al secondo posto per illeciti dopo Napoli, e ancora pieno mandato a De Felice, a Sogas arrivano intanto i licenziamenti, il consiglio di amministrazione gli conferisce tutte le deleghe di gestione. Crotone, la furia dei portuali contro l'autorità di Gioia Tauro, nave dirottata a Taranto, persi intanto 25.000 euro. Ancora un'altra notizia importante nel taglio basso, arriva da Oppido Mamertina altra intimidazione alla Valle del Marro, non è la prima volta che la cooperativa finisce nel mirino della criminalità, rubati attrezzi alla cooperativa in un uliveto tolto ai clan. Proseguiamo sempre con il Quotidiano del Sud, ci spostiamo adesso alle notizie che riguardano i trasporti, l'aeroporto di Reggio Calabria, lo dicevamo prima, arrivano 59 licenziamenti in vista della scadenza dell'ultimo esercizio provvisorio. Nessuna convocazione da SACAL, il disinteresse intanto di Regione Calabria e Comune, avviate ieri le procedure dalla curatela fallimentare.
Per quanto riguarda sempre le notizie di Reggio, Polizia Municipale sgomberati tutti gli abusivi dai marciapiedi di Piazza del Popolo e del Ponte Calopinace, prova di forza contro gli irregolari. E ancora fallimento della Regina Calcio, convenzione per il centro sportivo Sant'Agata. Proseguiamo ancora con il quotidiano del Sud, adesso ci soffermiamo su quelle che sono le notizie che riguardano prima la provincia, tra poco ci occuperemo subito di Locride. Scilla, ostello della gioventù, grazie alla sentenza del TAR si riparte. Affermata bontà della sede dell'amministrazione Ciccone, vedete qui l'ostello della gioventù di Scilla in questa foto. E ancora promosso dall'ente parco l'unicità assoluta del Festival dei Rondoni a Bova. Proseguiamo con la nostra edicola digitale e con la nuova giunta Verduci, Motta San Giovanni, dopo il voto dell'11 giugno, il 29 intanto il primo consiglio comunale e dunque Verduci ha già nominato la nuova giunta ed è già al lavoro il nuovo sindaco di Motta. Bova, o l'impianto o chiudiamo i battenti, l'appello ai commissari della nuova polisportiva, ricordiamo che il comune di Bova Marina è commissariato da diversi mesi. Festa di Maria Santissima in pellegrinaggio tra le vie di Rogudi Antico e adesso siamo già alla Locride, iniziamo ad occuparci subito di Siderno, vedete l'apertura, SOS Ambiente tutti in piazza, l'approfondimento anche nelle pagine locali, l'amministrazione comunale guida la manifestazione di protesta del prossimo 8 luglio, partiti, movimenti e associazioni per la bonifica dell'area aziendale dell'ex BP, ieri c'è stata anche la visita del presule del vescovo della diocesi Monsignor Oliva insieme al sindaco Fuda e un gruppo di vigili del fuoco in perlustrazione nell'area aziendale dell'ex fabbrica di Contrada Pantanizzi, vedete il colloquio, il tu per tu tra il sindaco della città di Siderno Pietro Fuda e il vescovo della diocesi di Locri Gerace. Monesterace, l'estate dei diversamente abili, torna l'iniziativa ideata dall'associazione Porto Salvo, impegnati anche Comune, GRI, Accademia Bonifaciana e CISOM, scrive Vincenzo Raco riportando la foto anche della conferenza stampa di presentazione. Siderno, SMS osceni alla figlia arrestato per stalking, minacce anche alla Eches. Poi a Stilo, inaugurato il campo volo, le ali dello Stilaro, il turismo può decollare da Contrada Caldarella, club aeromodellistici e pattuglia acrobatica Blue Circe. Questo per questa inaugurazione. Per quanto riguarda ancora i temi che vengono riportati dal quotidiano del Sud, ci soffermiamo adesso su questa notizia che riguarda Caulogna, attacco a cavallo, Tucci a difesa. Lunedì intanto il primo consiglio comunale dell'era Belcastro, nuove nomine intanto, la giunta fa quadrato davanti alle pressioni sul neoassessore all'urbanistica, vedete qui la proclamazione intanto degli eletti avvenuta dunque subito dopo il voto dell'11 di giugno e non si placano le polemiche in quel di Caulogna ma soprattutto tutto il dopo voto ancora con attacchi, questa volta è finito dunque sotto attacco nel mirino Antonio Cavallo, assessore riconfermato tra l'altro, assessore anche nella giunta guidata dal neosindaco Chieti Belcastro. Lunedì intanto la prima del nuovo consiglio comunale dopo le elezioni dello scorso 11 giugno, il civico consenso è chiamato all'espletamento delle procedure di insediamento con la convalida degli eletti sindaco e consiglieri comunali. Roccella Ionica, la cerimonia sul molo sventola bandiera blu, vedete il conferimento della bandiera blu al comune di Roccella Ionica anche per il 2017. A Locri, Gerico, arrivano due mensilità, lo dicevamo prima, ospedale, mediazione decisiva da parte del prefetto di Reggio. Ieri mattina si è tenuto presso il Palazzo dei Governi il tentativo di conciliazione per il personale dipendente della società Gerico SRL impiegato nell'appalto del servizio di mensa presso l'ospedale di Locra. Ancora Caulogna, Zecchino d'Oro al via le selezioni, vedete qui il comprensivo di Caulogna Marina il 3 luglio e poi ancora Caulogna domattina ecospiaggia tutti a pulire il litorale, domani mattina dunque appuntamento sul lungomare di Caulogna per partecipare alla giornata dell'ecospiaggia, abbigliamento consigliato, guanti da lavoro o in lattice, scarpe chiuse e cappellino per questa bella iniziativa voluta anche dalla nuova amministrazione comunale guidata dal sindaco Belcastro con la presenza di tutte le associazioni che operano nel comprensorio e soprattutto nella città di Caulogna. Brancaleone, scrive Agostino Belcastro, lavora al vecchio borgo medievale dimenticato dopo l'alluvione del 2015.
invece sinergie tra Proloco e Consorzio di Bonifica Versante Ionico. Vedete operai al lavoro al vecchio borgo. Era questa l'ultima notizia. Ci avviamo verso la parte conclusiva della nostra rassegna stampa del weekend, rigorosamente in diretta per questo sabato 24 giugno. L'incontro a Catanzaro, focus sul polo logistico di Gioia Tauro. Primo appuntamento con il partenariato economico. Nel sottotitolo si legge l'importanza degli investimenti economici per il porto, secondo il governatore calabrese Oliverio. Vedete una bella veduta aerea del porto di Gioia Tauro. La doppia doma Mertina, Valle del Marro, lo dicevamo prima, raid notturno con danni per 900 euro e non è la prima volta. Rizziconi, Lauriani e Sinopoli, per la cronaca, tre arresti grazie ai controlli dei carabinieri. Vedete gli arrestati: Carmine Leandro, Pasquale Iuracà e Francesco Laurendi. E ancora irregolarità in bar e sale giochi e scommesse, sanzioni salate per i proprietari degli esercizi commerciali nei controlli da parte dei carabinieri che stanno proseguendo in queste ore nella piana di Gioia Tauro, riscontrate irregolarità in bar e soprattutto sale giochi. Sali gioca ancora. Per quanto riguarda le pagine della piana, ci spostiamo a Rosarno. Vedete il virgolettato, perché Rosarno non è solo 'Ndrangheta, presentazione del libro di Laquaniti e Saccomanno al liceo scientifico Piria. Ricettazione, una notizia in breve in alto, vedete un arresto a Palmi e ancora Rosarno dalla parte della bimba violata, oltre lo sdegno per la turpe vicenda della dodicenne violentata, ce ne siamo occupati qualche giorno fa. La giunta guidata dal sindaco Idà coprirà i costi dalla tutela legale e dell'assistenza psicologica per la bimba, predisposta apposita delibera da parte della giunta comunale. Vedete il frame tratto da video dei carabinieri di Reggio Calabria. E ancora Cittanova, nelle vie la memoria di quei sacerdoti indimenticabili, l'intitolazione Tauriana di Palmi. Simulato invece ieri l'incendio a bordo di una barca a vela, l'esercitazione da parte dei vigili del fuoco si è svolta al porto. Proseguiamo e completiamo con le notizie che riguardano la pagina d'apertura di Vibo. Tra poco chiuderemo con lo sport, il mercato, mobilità alla fine, poi il buio, Italcementi costretto a vendere un rene per continuare a vivere. Succede dunque nel vibonese, patania di Confasi ed ex operaio si rivolge al prefetto di Vibo Longo. Vedete qui il prefetto Guido Longo, lettera del sindacalista ed ex operaio patania. Strali accosta per avere disatteso l'ordine del giorno di Lo Schiavo, era l'ultima notizia. Per quanto riguardava anche la pagina di Vibo, questa sera torna in campo la nostra nazionale di calcio Under 21, c'è qualche speranza per raggiungere la semifinale, ma bisogna vincere. L'Italia in campo con più cattiveria contro la Germania, servono i tre punti e i gol. Il commissario tecnico Di Biagio, vedete, è fiducioso, i ragazzi sono carichi, niente calcoli, bisogna solo vincere. Auguri alla nostra nazionale di calcio Under 21. Calcio calabrese, il Crotone torna in auge, Cerci dunque si tenta di riportare l'esterno ora Atletico Madrid in Italia, Vrenna ci prova. Suggestione Antonio Cassano, ma Ursino taglia corto, non ci interessa, dice Cassano. Dunque si muove comunque il mercato del Crotone. Per quanto riguarda le altre calabresi, la Regina, vediamo le novità che arrivano dallo stretto. Iannarilli si allontana, intanto la società sta preparando la documentazione per l'iscrizione al campionato. Difficile arrivare al portiere della Viterbese, piace comunque il mediano del Carpi. Coacu e ancora Cosenza, ci sono anche richieste, si potrebbe partire quasi da zero. Bachelet interessa al Modena, anche altri nel mirino. Catanzaro regna la confusione, si muovono altri imprenditori, anche Sgroma e Mottola interessati a prelevare il club. Qualche altra news sempre all'interno. Per quanto riguarda il quotidiano del Sud, per lo sport non ce ne sono, per cui ci fermiamo qui. Naturalmente lunedì sarà più ricca la pagina sportiva con altri movimenti di calcio mercato. Non vediamo aggiornamenti sul nostro portale, infatti non ci sono aggiornamenti per quanto riguarda il nostro sito www.telemia.it. Possiamo staccare con le pagine dei quotidiani calabresi e con il nostro sito. Ci fermiamo qui per questa edizione della rassegna stampa del weekend. 13.30 il nostro TG News con il resto delle notizie della giornata. Tutti voi un grazie per averci ospitato anche oggi e per aver ospitato soprattutto la nostra rassegna stampa, che ritornerà puntuale lunedì per aprire una nuova settimana di informazione. A tutti voi un sereno e felice weekend. Arrivederci.
Nello studio di architettura e materia trova lo spazio lo showroom Cars, produttore di parquet prefinito. Cars, nelle sue 7 essenze lignee, prassino, faggio, rovere, acero canadese, ciliegio, noce e jarrah, ha creato 4 collezioni. Collezione Supreme, collezione Original, collezione Spirit, collezione Linea. Affrettati, Arredo Alvaro effettua sconti dal 50 al 70% su tutta la merce in esposizione per il nuovo showroom. Arredi Alvaro lo trovi nella zona industriale di Siderno. Siamo aperti anche tutta la domenica. Rita Severino, la festa, gli abiti, il tempo libero, lo sport, sportiva, elegante, trend, raffinata, a volte complicata ed a volte semplice, come una giornata di sole oppure di pioggia. Rita Severino veste l'uomo e la donna e lo fa da sempre, esperienza pluriennale nel settore con cortesia e competenza. Rita Severino abbigliamento, via Tenente Carella, Roccella Ionica, grandi firme uomo e donna. La casa albergo Nostra Signora di Lourdes nasce per tutti gli anziani che risiedono nella vallata dello Stilaro, che vivono da soli e hanno voglia di condividere le proprie esperienze con altri anziani. Vi è un ambiente caldo e familiare, è dotata di ogni comfort tra cui ampi saloni, camere con bagno, ampi spazi esterni e inoltre vi è una cappella interna alla casa. Il personale opera con grande cordialità e professionalità, è autorizzata dalla Regione Calabria. Per info, contattare i numeri 0964 73 47 22 328 49 52 007. Patrizia Papandrea Couture crea abiti sartoriali artigianali unici, con i migliori tessuti italiani, pizzi e merletti, realizzate con antiche tecniche del tombolo e fuselli. Linee di prêt-à-porter e cerimonia donne e bimbi, abiti che regalano emozioni uniche e che rendono ogni donna una donna di classe. Patrizia Papandrea Couture, Carbonia Marina. Manifestazioni e spettacoli di piazza. Spettacoli di bolle di sapone giganti, magia, giocoleria e fuoco. Servizio hostess. Servizio babysitter per matrimoni e vari tipi di eventi. Mascotte gonfiabili. Teatro di burattini. Cabaret. Serate karaoke e balli di gruppo. Animazione compleanni ed eventi per bambini, baby dance, ballon art, volontari clown presso l'ospedale di Lochi e Reggio Calabria. Nemos Group Onlus, contattaci su Facebook o al numero 324 69 077 28.